Allora, benvenuti, benvenuti a Terra Madre. Continuiamo le interviste con i maestri del gusto. Laura Reagnolotto, maestra del gusto, riconfermata. La prima domanda è: cosa ha portato a essere maestri del gusto nell'azienda? Sicuramente la cosa più bella è stata fare conoscenza con altri maestri, perché dalle conoscenze nascono collaborazioni e le collaborazioni sono sempre molto importanti. Non c'è mai concorrenza, per me c'è sempre collaborazione. Questa è la cosa che più mi è piaciuta dei maestri, perché io tra l'altro oggi sono qua anche grazie a dei colleghi che mi hanno invitato, questo è bellissimo. E poi sicuramente è un premio, lo chiamiamolo premio, un riconoscimento di prestigio, difficile da ottenere, e quindi questo dà per me valore a me e a tutte le altre aziende che ce l'hanno e lo mantengono. Una domanda: essere donna, quindi professionista nel gestire un pastificio, essere donna, quale marcia in più ti porta nel tuo lavoro? Non so se l'essere donna, una certa precisione nelle cose, questo sicuramente mi appartiene, forse mi sarebbe appartenuta anche se fossi stata uomo, non lo so. Ed è bello fare l'imprenditrice, questo è bello perché è creativo. Io arrivo da un altro lavoro che era forse considerato più creativo, ma considero questo molto più, il lavoro dell'imprenditore è un lavoro molto molto creativo e questo mi piace tanto. Perfetto, grazie e buon Terra Madre. Grazie.